Amici, si comincia prima puntata di Let's Talk in diretta da Lucca Comics and Games, questo fantastico spazio, il Mediavor Gaming Village. Primo ospite direttamente dai piani alti di Mediavor, ve lo dico, vi avverto, c'è Vittorio Buonfiglio. Let's Talk da Lucca Comics and Games. Vittorio Buonfiglio, ciao, ciao, ciao Vittorio, ciao, ciao. Benvenuto, sei il primo che inizia qui il Let's Talk, come stai? Bene, 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 benissimo, sono super emozionato. Anch'io, sai, anch'io sono emozionatissimo. Allora, tu fai parte del board, viene chiamato, cioè tipo i piani alti di Mediaworld, sì. Mi dicono dalla regia che tu sei COO, giusto? Esattamente. No, sì o no, COO, che cosa vuol dire? Aiutami, ti prego. Chief Operation Officer. Che se dovessi spiegarlo a mia nonna, che comunque si... Sì, responsabile delle vendite, dei negozi, dell'online, del marketing, del digital. Quindi lui lo sa, se non vendete lui lo sa, sì, vero Vittorio? Lo sai costantemente. Bravo, allora intanto siamo in questa spedita collection, io mi presento perché in realtà non l'ho ancora fatto, è la prima puntata, io sono Brian Box, vi accompagnerò durante queste puntate di Let's Talk anche all'interno poi del Mediavor Gaming Village. Ecco, allora, prima di tutto, Mediaworld, grande protagonista, l'anno scorso io c'ero, lo posso dire, io c'ero, abbiamo decuplicato lo spazio, che è gigantesco. Sei gasato? Gasatissimo, è la prima anche per me. È la prima, è vero, sì, non sì. Non ti ho visto l'anno scorso, No, io sono stato un po' fuori dall'Italia, in Olanda, in Svizzera, ah, sì? In Belgio, e sono tornato da marzo sostanzialmente in Italia, e i ragazzi del marketing mi hanno presentato il progetto, fatto l'anno prima, e... Quindi, cioè, io ve lo dico... Ecco, è anche merito su, cioè, se siamo qua è anche merito, quindi trattatemelo, se lo vedete all'interno qui del piazzale, trattatelo bene, troppo vero Vittorio? Buone. Grazie. Allora, guarda, io sono super gasato, abbiamo un sacco di cose da dirci, perché intanto partiamo dal succo, sì. Del perché siamo qua, perché Mediaworld sposa per il secondo anno di fila in maniera veramente importante Lucca Comics and Games. No, diciamo che la partecipazione a Lucca Comics and Game per noi è l'exploit dell'experience, no? Noi siamo, la nostra strategia è muoverci dal consumer electronics all'experience electronics. Quindi gli eventi sono un bel experience. Assolutamente, diciamo, il culmine dell'experience dal primo giorno, da ieri sera, prima di lanciare la fiera, si sentiva nell'aria, no? Questa energia, questa voglia di partecipare, di fare, che è esattamente quello che noi vogliamo trasferire nei nostri negozi, certo. Sul nostro sito, con eventi, partecipazioni, e i partecipanti di Lucca Comics sono assolutamente il nostro target, no? Direi proprio di sì, guardandoci intorno, adesso voi non li vedete, anzi, scusa se ti interrompo, però non so se saluto Max DJ Nicolai, abbiamo tutto il team qua, allora, fuori piove, lo possiamo dire, sì, che fuori da questo sì. Container sta piovendo. Quanta gente abbiamo visto già stamattina? Incredibile. Non so se tu puoi farlo, Tore. Fammi sì con la telecamera se lo puoi fare. No, così sei un po' confuso. Grazie mille, Tore. Salutiamo anche Nicola, si regia tutto il team. Allora, se tu guardi fuori, c'è gente che sotto la pioggia ci sta guardando. Ragazzi, si siete qua fuori, fate finta di essere interessati. Grazie, ecco qua. Perfetto, c'è gente, giustamente. C'è un sacco di... Adesso, sono momenti, però anche sotto la pioggia... Qua si continua. Il vostro target ci piace. Assolutamente. Non li ferma nessuno. Stamattina all'ingresso alle ore 9 c'era la coda per visitare il nostro padiglione. Quindi vediamo veramente un'energia incredibile. Pazzesco. A proposito di questo fantastico, io lo chiamerei quasi un'opera, perché effettivamente chiamarlo padiglione era... Intanto, ragazzi, non so se si può dire, ma è il CEO di Mediaworld. Cioè, è un altro. Sono dei soggetti incredibili. Cioè, io adoro. No, non è veramente. Cioè, sono veramente dei soggettoni. E li avremo sul palco, dopo questo primo podcast apriremo ufficialmente. Dicevo che sì. Tutto lo stand qua, cioè, questo grande evento, è un'opera d'arte. Cioè, guarda che... Allora, voi non lo so se l'avete visto, guardatelo nel caso sui social di Mediaworld. Ma cosa possiamo dire di questa opera d'arte? Ma Giovanni Timpano, per il secondo numero anno uno. Numero uno, fumettista famosissimo a livello internazionale, con Call of Duty, ci ha dato la possibilità e ci ha onorato di curare nel dettaglio la grafica del nostro stand per il secondo anno consecutivo, che mixa l'esperienza digitale del videogioco con la città di Lucca. È bellissimo, perché tu vedi Lucca in questa immagine, in questa illustrazione, piena di personaggi dei videogiochi,
ma anche dello sport, delle serie TV, no? Che in qualche modo entrano ed escono nella città, quindi ci piace. Esattamente, assolutamente. Direi che il risultato è spettacolare, stiamo raccogliendo dei feedback super positivi dai visitatori, sì, dai social, quindi devo dire che il risultato è esattamente in linea con le aspettative. Ci piace, non ci ferma niente, non ci ferma neanche la pioggia. Io intanto ciò qui, perché qua succedono cose, ci piace. Un tuo collega, sì, che vedremo lì sul palco tra un po', posso dire chi è? Sì, sì, puoi salutiamo dirlo. Francesco Sodano, lo salutiamo. Francesco, dici, è tutto in diretta, è tutto in diretta. C'è Giovanni Timpano, dov'è Giovanni, l'amico mio? Grande Giovanni! Allora, ragazzi, è arrivato il momento giusto, no Giovanni? Vieni Gio, vieni qua, grande Giovanni. Allora ragazzi, tutto in diretta, purtroppo abbiamo solo due microfoni, ma è tutto in diretta. Ci possiamo abbracciare? È dall'altro anno che non ci vediamo. Saluta anche grande, i boss qua. Cioè, adesso Giovanni, voglio dirti, vieni qua vicino a me. Non so se lo sai, ma se tu sei qua a illustrare, perché sei molto bravo, perché cioè, dice, va, è colpa sua anche, cioè sì, di tutto il team. Sì, assolutamente. Avvicinati il microfono, Gio. Sì, sì, assolutamente. No, e giuro che passavo di qui per caso. Hai sentito Giovanni Timpano? E ho cominciato a sentire, oh, che ha realizzato i disegni, ma stanno parlando di me. Penso proprio di sì. Poi i ragazzi lì davanti sono girati tutti verso di me. Giovanni, ma stanno parlando di te? Ah, ok, vabbè. Vabbè, giuro, ma scusa, non è bello così? Sì, sì, infatti tutto naturalissimo. Ma voi vi conoscevate? Sì, no, assolutamente. Ah, sì, amici di grandi bevute. Curiamoci, da bambini. Allora, Giovanni, io te lo dico. Adesso sto per dire una cosa che secondo me mi arrestano tutti questi media. Mi guardo così, c'è anche Alessio Cicolari, no? Boss di AK, che qui mi guarda e dice, Brian, cioè fai... Allora, qua stiamo per il secondo anno. Sì. Chiaramente siamo tutti a sperare un grande terzo anno, incrociando le dita. Guarda, tutti... ha detto terzo anno, adesso se lo promette è finita. Però ci pensiamo, giusto? Ci pensiamo. Assolutamente sì. Giovanni, l'anno prossimo se non mi metti come easter egg all'interno dell'illustrazione... Eccolo! A me e a Cicolari. Quanto mi dai? E anche a Vittorio. ti do... Va bene, ne parliamo di queste cose che non è... Guarda, la telecamera è quella. Giovanni Timpano, tu sarai ospite in questo Let's Talk, lo sì, sai? Ci vediamo presto. Sì, 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 adesso mi sbaglio, sabato, non vorrei dire una cavolata. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Assolutamente. Grazie. Dai, vi lascio. Giovanni Timpano, un applauso, grazie, che qua fuori c'è l'applauso, non sente niente. Grazie Max di Jenny Colai che mette applausi finti. Ciao Giovanni, ciao. Hai visto che bello il Let's Talk? Incredibile. Succedono queste cose così totalmente a caso. Sorpresa spettacolare. Allora, torniamo a noi, quindi grande Giovanni Timpano, abbiamo parlato, ne parleremo anche con lui. Quello che mi viene così... da chiederti, va bene Media World? Sì o sì o no? Tutte queste cose qua, ma alla fine tu sì, fai parte un po' di questa categoria, cioè qualche tua passione sposa effettivamente quello che facciamo qui? Ah, assolutamente sì, assolutamente sì. Io sono dell'80, dell'82 sostanzialmente. Sì, 82, siamo quasi coetanei, pazzesco. Quindi è un'epoca dove il manga iniziava, no? Scusami, ma sono suoi? Sono sì. Non lo so, ci sono dei bambini che ti chiamano, sono tuoi? Sì, direi. Sì, li riconosci intanto, li abbiamo riconosciuti. Sì, sì, scusami, sì, perché tu... Ciao ragazzi, che bello, beh, questo è Luca. Perdonami, ma questo è il bello, noi dobbiamo vivere ogni secondo di questa... Dicevi... No, dicevo che sicuramente seguo il mondo delle anime in generale, del comics. Ma tipo? Parliamo, Ken il Guerriero per me è un'icona, allora, scusami, storica. Scusami, mai. Scorderai. L'attimo. La terra che tremò. Vabbè ragazzi, vabbè, numero uno, cioè tutti... Quindi Kenshiro. Kenshiro sicuramente. Uomo tigre, ce l'ho. Uomo tigre, ce l'ho. Sanpei? Ce l'ho. Aspetta, ce l'abbiamo, senti. C'ho già il brivido. Ce lo vedi, Vittorio, che te nel deserto così a camminare con tutta la sabbia. Con Raul che arriva sul cavallo. Cioè, meglio, no. Di no. Meglio di no. Rischioso. Senti, quindi diciamo anime preferito, cartone animato preferito, Kenshiro possiamo sì, dire? Sì, direi di sì. E poi ho una grandissima passione per il basket, quindi Slam Dunk. Un po' più recente, è l'unico però... fumetto che ho finito come collezione cartacea, Slam Dunk, non sto scherzando, veramente bellissimo. Anamichi Sakuragi è un anime di basket, un fumetto di basket molto bello, magari per le nuove generazioni che magari non lo conoscono. Sì, lo consiglio, è molto divertente e parla del mondo del basket, della passione per questo sport. La passione è proprio il fil rouge di tutto questo contenuto. Ecco, DJ Nicolai che è un jukebox, tu dici basket e trova la canzone del basket.
soundtrack di Space Jam, altro titolo interessante. Trovami arrosticini, vediamo quanto ci mette. Ho capito, allora cioè, fai il figo. Va bene, Vittorio, quindi sei appassionato? Videogiochi invece, sì, no, non è un problema. Cioè, noi tutti siamo... i videogiochi sportivi sono i miei preferiti, NBA 2K, il mio preferito, certo, in assoluto. Davvero? FIFA o il nuovo FC, sicuramente, con i bambini lo giochiamo. Spider-Man. Beh, adesso è poi uscito da pochissimo, bellissimo, bello, Spider-Man 2, veramente molto, bello, molto bello, complimenti. Call of Duty sicuramente, okay. GTA. Come posso dirvi una cosa importante? Questa è una campagna che dobbiamo fare. Allora, lui ama Kenshiro, ha nominato COD. Questa è la prova che se tu giochi ai videogiochi, sai, con tutte quelle cose che dico, ah, se giochi ai videogiochi allora puoi diventare una persona violenta perché hai giocato a GTA e rubato un'auto. No, ragazzi, l'avete visto? Questo è COO. No, assolutamente di MediaWorld, no. Ecco. D'accordissimo. Anzi, credo che i videogiochi aiutino noi giovani ad entrare comunque a confrontarsi con degli ambienti nuovi, molto più maturi in alcuni casi. Quindi è un'esperienza, anche quella è un'esperienza, va gestita. Va Guarda, gestita. A proposito di ambienti nuovi, a proposito di cose belle che possiamo fare, sai che il videogioco aiuta anche i riflessi, no? Oggi, in questa prima puntata di Let's Talk, sdoganiamo il gioco di Let's Talk, ok? Vai. Io prima ti faccio sentire la sigla, tu sei la prima cavia, sono contento perché se mi rovino adesso ho finito tutta la settimana, torno a casa, va bene così. Vai con la sigla, Max. Let's Fast As You Can. Allora, si chiama Let's Fast As You Can, dobbiamo essere molto veloci, vai. Ok? Molto veloci, io farò domande molto veloci, tu dovrai rispondere subito, non avrai tempo di pensare. Quindi le prime cose che ti vengono in mente, cercando di dare un senso a quello che io dico, ovviamente dovrai rispondere. Sei pronto? Vai. Stressatissimo da questa cosa. Sto rovinando, ve lo dico. Allora, non ti faccio vedere le cose qui. Vai. Cominciamo? Vai. 3, 2, 1, via! Allora, partiamo subito con... Se potessi viaggiare in qualsiasi epoca storica, dove e quando andresti? Velocissimo. Giappone, tempo dei samurai. Sei preparatissimo, non so come sia possibile. Quello che odi del tuo lavoro, mamma mia, subito così. Il tempo. Il tempo. Di dove sei? Napoli. Sei di Napoli? Perfetto, allora ti chiedo come si cucina la polenta? Non ho idea. L'importante è avere le idee chiare. Se potessi viaggiare nel tempo, consultare il tuo te stesso, quello di 90 anni, no? Dice, arrivo a 90 anni, e praticamente cosa ti direbbe questa persona? Il tuo futuro te, di sì, te ora, cosa direbbe? Va, ben fatto, complimenti. Beh, capito perché sì, io... continuala tu, la nebbia e gli erticolli. Piovigginando sale, sotto il maestrale... urla e veleggia il mare. E biancheggia il mare. Bravo. Bravo. Perfetto, bravo. Bravo. Grazie. Complimenti. Il miglior consiglio che ti hanno dato nella tua vita? Rifletti prima di agire. Ragazzi, io penso che meglio di così non mi poteva andare, ve lo dico. Offendimi educatamente senza parolacce. Ma sei simpatico. Non è un'offesa, scusami. Potrebbe esserlo. Potrebbe. Ultima cosa, semplici battute. Qual è il colmo per una fata? Perdere la bacchetta. Sentire il colpo della strega. Okay. Un applauso, ragazzi. Vittorio Bonfiglio, grazie di MediaWorld. Hai giocato con noi. No, mi sono rovinato? No, assolutamente. No, complimenti. Sto sudando, sai che mi ha fatto sudare questo gioco qua. Vabbè, bravo. Grazie. Il gioco lo approviamo per i prossimi Let's Talk. Direi di sì. Ti è piaciuto? Sì, divertentissimo. La poesia San Martino. Dai, di quella Carducci. Sono in difficoltà, però. La sapevi, però, sì, sei stato molto bravo. Va bene, allora io voglio fare così: siccome abbiamo parlato un po' di quello che è MediaWorld qui a Lucca, Let's Go, che è poi la campagna, no? Che è legato, noi abbiamo Let's Talk e stiamo parlando. Poi c'è Let's Cosplay e ci sono i ragazzi cosplayer. Oggi è una situazione piovosa, ma comunque qualcuno col... Non si ferma. Col canotto è arrivato, no? Ha fatto la foto e se n'è andato. Poi abbiamo Let's Draw. Tu devi disegnare, anzi ti metto... Let's Draw, che devi fare? È un contest di disegno usando le tavolette grafiche di un nostro partner, Wacom, che dà la possibilità a tutti i nostri clienti o comunque visitatori di interagire con questo prodotto tecnologico molto interessante e innovativo da un certo punto di vista, e poi sarà premiato il miglior disegnatore del Quindi contest. Arte e tecnologia, e ovviamente poi il premio sarà comunque interessante perché potrà in qualche modo anche aiutare, no? Questa passione, assolutamente. Assolutamente. Poi abbiamo, aspetta che suggerimenti, ditemi una...
Sembra stanno 8 me ne sono arrivati. Cosplay ha detto let's play. Che facciamo? Ma ci divertiamo, giochiamo con i videogiochi, abbiamo la possibilità di fare test drive, abbiamo la possibilità di giocare a 7200 euro di montepremi per quelli si, insomma, sì, direi bel... fanno gola a tutti, ma è il modo per interagire con le nostre persone e dedicargli un'esperienza. Come te la cavi con i simulatori di guida? Ecco, io sono, si può dire una pippa, l'ho già detto, scusate, sono scarso a giocare simulatori. Tu come te la cavi? Ma preferisco guidare le macchine reali. Abbiamo qui tra l'altro una Lamborghini che esposta. Tu ovviamente guidi tutti i giorni. Sì, l'ho portata io, l'ho parcheggiata io. No, scherzo, okay. Ma sicuramente posso provarci, ecco, non è una delle mie passioni. Guarda, ma io te lo provarci. Consiglio perché anch'io non sono un grande, però l'anno scorso, ad esempio, grazie a questa fantastica opportunità, sono riuscito a giocare anche un po' con i simulatori e imparare, perché abbiamo grandi esperti tipo Ivan Nesta, piuttosto che Amos Laurito, più David Toniz, insomma abbiamo veramente un sacco di personaggi che possono anche darvi dei consigli sui simulatori, quindi io ne approfitterei. Sì. Dopo sfidi Guido, il CEO contro il CEO... Commentata da Ivan Nesta, sarebbe una figata. Lo possiamo organizzare? Dai, non so se si può organizzare. Dai, sarebbe dai. Molto bello. Vabbè, io ti ringrazio. Grazie a te. Vuoi dire qualcosa? Un augurio anche a chi verrà? Un invito per chi verrà? Ma io approfitto per ringraziare tutte le persone che hanno contribuito per la realizzazione di questo evento, che direi spettacolare, e mi auguro che questa possa essere un'esperienza indimenticabile per tutte le persone che come noi hanno questa passione e la voglia di trasferirla, quindi let's go. Mamma mia, questa chiusa è pazzesca. Solo che non ho finito, perché prima di salutarci voglio fare una domanda che farò a tutti gli ospiti di Let's Talk. È una domanda, un fil rouge, veramente un punto comune. È il momento dei pensierini proprio. Che bella questa base, molto lounge. Vabbè, potrebbe farmi pensare ad altro, però oggi la teniamo così, lounge. Questa è la domanda che farò a tutti, è: che cosa rappresenta Lucca Comics and Games per te? So che è una domanda che magari tu non ci sei mai stato, dici, vabbè, io sono la prima volta che vengo. Però può rappresentare qualcosa anche per chi viene per la prima volta. Quindi, cosa rappresenta per te o cosa rappresenterà per te Lucca Comics and Games? Ma per me Lucca Comics and Games rappresenta personalmente un successo del team. Un team che ho conosciuto a marzo di quest'anno. Che tu dall'Olanda, figurati. Sì. Abbiamo iniziato a lavorare insieme e ritengo che questa sia una milestone per il nostro team, perché l'abbiamo organizzata con passione. Come al solito c'è sempre il tempo, no, che tiranno, ma la realizzazione è stata assolutamente quindi spettacolare. Tutti tranne l'Head of Omnichannel, giusto? Sì. Salutiamolo Francesco Sodano. Ragazzi, tra poco siamo sul palco. Tra poco, grande opening, mi raccomando. Grazie mille, Vittorio Bonfiglio, CEO di MediaWorld. Grazie. Stai con noi, divertiamoci insieme durante la giornata. Poi ci sarà il grand opening, taglio del nastro, e finalmente potremo iniziare questa cosa. Lo teniamo il podcast? Sì, teniamo. Figo. Che ansia. Ci facciamo un applauso prima. La prima puntata è andata. Quindi siamo in chiusura. Max DJ Nicolai in regia. Grazie mille al nostro Max. Ringraziamo Vittorio Bonfiglio. Grazie ancora. Grazie. Nicolas in regia. Tutto il team. Sono troppi. Sarebbe difficilissimo dirli tutti. Mi raccomando. Mi hai fatto dei bei primi piani? Fammi vedere una zoomatina. Fallo su di lui, per favore. Cioè, abbiamo la telecamera che interagisce con noi come vogliamo. È pazzesco. Va bene, amici. Grazie mille. Ci vediamo con la prossima puntata. Prima di tutto alle 14. Per chi passa da questa parte al MediaWorld Gaming Village, c'è il grand opening. Va grand bene? Opening. Ci vediamo là. Vi aspettiamo sul palco. Ciao, ragazzi. Grazie. Ciao, grazie.